L'alimentazione è una parte della nostra vita quotidiana, una parte importantissima dello stile di vita che abbiamo tutti i giorni. Stare un pochino attenti alla qualità del cibo e quindi essere consapevoli di quello che immettiamo nel nostro corpo e diamo per ricostruire ogni cellula nel nostro corpo è la base della nostra salute. Nutrizione o alimentazione biologica implica il fatto che prestiamo il massimo dell'attenzione possibile al cibo che ogni giorno consumiamo. L'alimentazione è una parte importante della nostra cultura e dell'evoluzione della nostra cultura. Feuerbach diceva due cose interessanti, una quella che conoscono tutti, ovvero siamo quello che mangiamo, ma diceva anche la qualità dei nostri pensieri dipende dalla qualità del nostro cibo. Questo è veramente strategico ed importante, solo che negli ultimi 30-40 anni siamo abituati a conferire ad altri la responsabilità di quello che mettiamo nel piatto e quindi ci sentiamo un po' deresponsabilizzati. Questo forse andava bene fino a quando tutti facevano il loro lavoro, anche la produzione del cibo, con coscienza e consapevolezza. Adesso forse siamo un po' distratti e quindi dovremmo reimpadronirci di una certa attenzione non soltanto in quello che mangiamo, ma su come risponde il nostro corpo a quello che mangiamo. Le scelte alimentari sono le più disparate e chi la fa per una propria convinzione personale spesso si trova ad essere, a sentirsi nel giusto. Io da medico vi posso dire che non c'è un giusto assoluto, c'è una salute che si compone di tante cose che non sono soltanto il benessere fisico ma anche quello psicologico, quello mentale, la capacità di essere inseriti in un contesto sociale ed essere parte di questo contesto. In questo ambito, se uno sceglie un proprio modello alimentare per una convinzione etica, per una convinzione culturale o perché è assolutamente affidato al medico o alla persona che glielo consiglia, è un'ottima scelta, purché sappia poi misurare sul proprio corpo quali sono gli effetti in termini proprio di salute, di felicità sua personale. Io non credo che ci sia una giusta via nella scelta alimentare, credo che ci sia una giusta via nella consapevolezza alimentare.